Allora, benvenuti, terza lezione. Vedremo ora come usare l'UA per fare delle semplici funzioni. Quindi, come facciamo a fare una funzione? Allora, cos'è innanzitutto una funzione? Una funzione è un qualche cosa che compare spesso. Cioè, supponiamo di volere, ad esempio, stampare in successione una tabellina, per esempio la tabellina del 2. Quindi la tabellina del 2 vuol dire stampare fondamentalmente print 2, print 4, print 6, eccetera eccetera, e se eseguiamo questo programmino, in cui magari scriviamo print ecco la tabellina del 2, facciamo un run, vedete che compare effettivamente i primi numeri. Questo è uno dei modi, diciamo, più semplici in assoluto, ma probabilmente non è molto efficiente, nel senso che noi vorremmo probabilmente stampare tutti i multipli di un certo valore, quindi vogliamo prima il 2 per 1, il doppio di 1, poi vogliamo avere il doppio di 2, asterisco 2, vediamo un po' se riusciamo a scriverlo, poi il triplo di 3 e così via. Quindi noi vogliamo, aspetta, 2 per 3, e così via, quindi ad esempio scrivere il doppio di 4. In questo modo otterremmo esattamente la stessa cosa di prima, tabellina del 2, 2, 4, 6, 8. Qui potremmo fare un ulteriore miglioramento, nel senso che vedete che qui facciamo tutte le volte il doppio di qualche cosa, e quindi potremmo definire una funzione doppio. Quindi funzione doppio di x, che quando la chiamiamo fa esattamente return 2 per x, end. Okay? Questa qui è la funzioncina che fa il doppio. Quindi la mettiamo come normalmente si fa, quindi così. Osservate che bisogna scrivere non funzione, ma in inglese function. Ecco. Function doppio di x, return 2 per x. Quindi qui fa possiamo fare funzione print doppio di 1, quindi doppio di 1. Poi possiamo fare il doppio di 2. Notate che sto usando parentesi sempre fatte, iniziano e finiscono. Facciamo il doppio di 3, e doppio di 4. Okay. Quindi facendo in questo modo, lanciandola, abbiamo esattamente la tabellina del 2, facendola attraverso una funzione. Si può andare ancora oltre, nel senso che questo è il concetto di funzione doppio, però noi volendo potremmo, invece di elencare tutte le print, insomma, di ogni singolo elemento, potremmo raccoglierlo in un cosiddetto ciclo. Questa è una cosa importantissima. Il ciclo parte sempre da un valore e arriva un'altra. Quindi possiamo fare for i uguale 1, 10, do. Allora, facendo do, possiamo fare print doppio di i. E poi finiamo il nostro programmino. Ok, e questo non ce n'è più bisogno. Quindi in questo modo facciamo la stampa di tutti i doppi da 1 a 10.
perché va da 1 fino a 10, facciamo la stampa dei doji, dei doppi. Facciamo il run di questo programmino, vedete che fa 2, 4, eccetera, eccetera, fino in fondo. Qui si può fare ancora una tabellina, no? Cioè si può fare una funzione, qui facciamo function tabellina del numero di n. Quindi come facciamo a fare una tabellina che dato n ci faccia vedere tutte le sue valori? Dobbiamo moltiplicare progressivamente partendo da 1 a 10, quindi for i uguale 1, 10, do, ok, e qui terminiamo il ciclo for, come abbiamo fatto qua sotto, e qui diciamo semplicemente print n per i. Quindi questa fa la tabellina del numero n che gli diamo. Questo non ce n'è più bisogno. E a questo punto, per fare la tabellina del 2, semplicemente scriviamo tabellina 2. La tabellina del 2, facciamo il run e vedete che abbiamo un piccolo problema. E dove ce l'abbiamo? Ah, qua. Vedete che c'era comparso la x, quindi c'è x rossa, riproviamo a farlo e abbiamo la tabellina del 2. Magari la scriviamo questa modifichiamo, e qui facciamo print, ecco la tabellina del, e poi mettiamo n. In questo modo stiamo stampando la tabellina del 2. Ma se gli chiediamo la tabellina dell'8 o del 7, lui ci dà la tabellina del 7, vedete 7, 14 fino al 70, è abbastanza carino. No? Se volessimo avere tutte le tabelline dall'1 al 10, basta che gli facciamo for n uguale 1, 10, e poi facciamo la tabellina dell'n, quindi in questo modo lui ci fa tutte le tabelline. Magari gli mettiamo il do e qui gli mettiamo end. Quindi in questo modo vedete che il programma cosa fa? Questa funzione non ce n'è più bisogno, quindi il programmino che facciamo, che è questo, diciamo che stampa tutte le tabelline. Ok, quindi abbiamo una funzione che ci fa la tabellina dato un numero n. Quindi diciamo print, ecco la tabellina del numero n, e poi facciamo for i che va da 1 a 10, che è il loop che ripete 10 volte, print n di i. Questa cosa qua non viene eseguita subito, viene eseguita solo quando viene chiamata. Quindi qui facciamo un altro for, e se facciamo il run, vedete che ci fa la tabellina dell'8, 9, 10, sono le ultime, ma anche tutte quelle intermedie. E volendo possiamo anche fargli fare tabelline più complicate, per dire fare tabelline che va dall'11 al 20. E qui abbiamo questi esempi di tabelline. Quindi la function tabellina e il for le abbiamo viste in questa puntata.